Daniele Perello, assessore ai lavori pubblici al posto di Roberto D'Ottavio e Deborah Zaccheia ai servizi sociali in sostituzione di Cinzia Napoli. E l'ingresso all'Aula Pucci della mina vagante Stefano D'Angelo. Sono questi i contenuti dell'ultimo rimpasto di giunta dell'amministrazione guidata dal sindaco Ernesto Tedesco, il quinto dalla sua elezione in vista dell'ultimo anno di mandato. Una decisione che sarebbe stata presa anche per ricucire l'ennesimo strappo che si era creato tra i banchi della maggioranza dopo l'elezione di Giancarlo Frascarelli come presidente del Consiglio Comunale. Nella seduta successiva, infatti, quella nella quale si sarebbe dovuto approvare il rendiconto di gestione, quattro consiglieri, Emanuela Mari e Raffaele Cacciapuoti di Fratelli d'Italia, Daniele Perello del Gruppo Misto e Matteo Iacomelli di Forza Italia, avevano fatto mancare il numero legale, costringendo il Consiglio a passare per la seconda convocazione. Seconda convocazione che la maggioranza ha affrontato al gran completo con i quattro consiglieri che erano nel frattempo scesi dall'Aventino. Stando alle indiscrezioni nell'incontro con il sindaco tedesco che si è tenuto prima del consiglio in questione, è stata decisa la cura contro il mal di pancia di alcuni consiglieri di maggioranza. Non sarà quindi Matteo Iacomelli, come sembrava in un primo momento, ma Daniele Perello del Gruppo Misto a sostituire l'uscente assessore ai lavori pubblici e coordinatore di Forza Italia, Roberto D'Ottavio. Un passaggio del testimone che porterà con sé l'ingresso tra i banchi del Consiglio Comunale di Stefano D'Angelo, il primo dei non eletti della Lega, partito col quale era stato eletto Perello alle scorse elezioni. E ci sarà da vedere quali saranno le scelte di D'Angelo, più volte bloccato sulla porta dell'Aula Pucci attraverso giri di nomine, a volte cervellotiche, avvenute in occasione dei precedenti rimpasti. Resterà alla Lega e sosterrà le scelte dell'amministrazione e del suo sindaco? Alla guida dei servizi sociali, invece, in sostituzione dell'azzurra Cinzia Napoli, ci sarà Deborah Zaccheia, dipendente dell'ASL Roma 4 e coordinatrice di Azzurro Donna. Tutto deciso, insomma, con il sesto rimpasto che dovrebbe essere annunciato già la prossima settimana.